perché in campagna elettorale abbiamo, e da 5 anni, dagli anni che siamo nel Partito Democratico, parlo per me, diciamo da quando ho 14 anni, raccontiamo ai cittadini e diciamo a chi rappresentiamo che è possibile una politica diversa, che bisogna essere inclusivi, bisogna essere democratici e condividere i percorsi. Le elezioni hanno dimostrato con un'alta percentuale di astensione che i cittadini non si fidano più della politica. Ci siamo candidati, siamo io e Margherita, siamo stati i primi due eletti nelle fila del Partito Democratico e abbiamo chiesto per la costruzione della giunta di Mario Falconi un percorso inclusivo che guardasse al territorio, che parlasse con le realtà civiche e sociali. Questo non è stato fatto, purtroppo i problemi interni al Partito Democratico persistono e quindi non possiamo fare altro che opporci alle decisioni del Presidente che abbiamo portato, anche noi che abbiamo fatto votare a chi rappresentiamo. C'è bisogno di una discontinuità e la discontinuità deve essere nei metodi, quindi metodi più inclusivi, discussione sulla giunta, cercando di parlare con tutti, perché è così che si costruisce un centro-sinistra unitario. Discontinuità nei contenuti e, mi dispiace dirlo, la discontinuità deve essere anche nei nomi, perché gli assessorati sono segnali politici che il Presidente del Municipio e la maggioranza di governo dà ai cittadini, e i nomi che sono stati fatti di appartenenza dell'ex giunta Tassone non possiamo accettarli, perché abbiamo combattuto per questo, siamo stati votati per questo e abbiamo vinto all'interno delle liste del Partito Democratico, quindi questo si aspettano i cittadini e questo i cittadini devono ottenere. Aggiungo che non ci siamo svegliati stamattina e abbiamo deciso di incatenarci, ma sono state settimane in cui abbiamo cercato di comunicare con il Presidente, con il nostro partito, per chiedere un rinnovamento a tutti gli effetti, un rinnovamento che passasse soprattutto per un rinnovamento di racconto, di metodo, di ciò che il Partito Democratico vuole per questo territorio. Purtroppo ci troviamo costretti a constatare per l'ennesima volta che gli equilibri di partito, che le correnti che dovrebbero portare a una maggiore discussione all'interno di un partito, invece servono solo a fare un ufficio collocamento, e questo è l'ennesimo ufficio collocamento e noi non ci siamo. Noi non vogliamo la poltrona perché vogliamo un posto, abbiamo una vita davanti e evidentemente non abbiamo la stessa libertà di alcuni.